Buonasera Gobbe e buonasera amici di Cromosoma Bianco Nero. Anzi, praticamente buonanotte perché è 1:40 di notte. Però fatta diretta su Cromosoma Bianco Nero, la live, rispondendo a tutti le persone collegate, ricordandovi di iscrivervi al canale, ma iscrivetevi e commentate soprattutto perché non merito, è molto caro, quindi per me festa vale doppia. Però ho aspettato nel fare il video, scusate per la bassa voce, ma c'è mia moglie che dormo, e ho aspettato a fare il video perché ho voluto documentarmi e analizzare bene tutte le polemiche montate ad arte sulla gara. Allora, partiamo dal gol del vantaggio della Juve. Gol del vantaggio della Juve, esce un articolo del Corriere dello Sport in cui dice fallo di mano di Cuadrado. In campo non protesta nessun giocatore della Roma, in diretta TV nessuno dice niente, non viene preso in considerazione, ma il Corriere dello Sport fa un articolo con una foto piccolissima di Cuadrado presa da un teleobiettivo spaziale. Provato a fare l'ingrandimento, non si vede neanche dove è il pallone, perché il pallone è praticamente attaccato qui con il braccio di Cuadrado, che se evidentemente tocca il pallone, il braccio è attaccato al corpo, quindi non potrebbe essere mai fallo, però non si capisce niente, dice gol da annullare. Prima cosa, perché poi si creano ad arte le situazioni. Rigore per la Roma, rigore nettissimo. Diretta, nettissimo, e io anche in diretta vedendo la partita dico perché annulla il gol, rigore sul gol, e gol vecchia regola di chi ha giocato a calcio. Però lui fischia prima, il guardalinee alza la bandierina addirittura per segnare un fuorigioco di Mkhitaryan, che poi si rivela non essere fuorigioco perché comunque sia la palla arriva da Danilo, quindi viene sanata la posizione di fuorigioco di Mkhitaryan, scende. Esce, Mkhitaryan fa uno scavino e lo supera, Szczęsny lo abbatte, rigore. La palla però poi arriva a Abraham. Era go. Però come arriva la palla? Arriva con mani volontario. C'è il video, ci sono i video, se vedete sulla mia pagina Instagram, l'ho pubblicato, con un mani volontario di Mkhitaryan che indirizza con uno schiaffo la palla verso Abraham, non più verso Locatelli, dove era diretta, che con la testa stava provando ad andarla via. Quindi giusto non dare la regola del vantaggio, anche perché poi Orsato già aveva fischiato, non convalidare il gol e dare il rigore. Vanno sul dischetto, rigore, poi rigore si sbaglia. Addirittura qualche trasmissione ha detto rigore da ripetere perché Chiellini era entrato in aria. Sì. L'immagine Chiellini è in aria prima che calcia mezzo metro, un metro dentro, un passo dentro, ma ne ho visti 150.000 e vogliamo attaccarci proprio. Quando poi c'è un rosso clamoroso su Karsdorp non dato e nessuno, dico nessuno, lo commenta, fallo da dietro bruttissimo di Karsdorp non commentato, e però chiarito queste cose, queste invenzioni, queste storie che genereranno dopo Ergo de Turone a regola del vantaggio. Quindi ci sono stati 40 anni di Ergo de Turone, ce ne saranno altri 30 da regola del vantaggio. Ergo de Turone è stato smontato qualche anno fa con le dichiarazioni di Carlo Sassi. E a regola del Ergo del vantaggio, siamo nell'epoca della tecnologia, i social girano, credo che sia smontata nel giro delle 24 ore. Però comunque sia, come funziona in Italia, chi segue poco il calcio e non ne capisce che cosa analizzerà domani, che la Juve è stata favorita con la Roma e che comunque sia chi incontrerete per strada dirà a Juve ha rubato, quando per l'ennesima volta c'è un disegno creato ad arte per accusare la Juve quando non fa nulla. Oggi abbiamo le prove perché poi fortunatamente anche la gente credo che si sia cominciata a stancare e cerca e trova
le verità che magari per gli altri sono scomode e devono continuare a nasconderle. Anche se non vinciamo e siamo lontani molto dalla vetta, perché il Napoli continua a vincere, diamo fastidio soltanto perché galleggiamo, siamo sulla linea della sopravvivenza, però riusciamo a dare fastidio. E questa è una cosa che a me mi fa godere molto. Mi fa godere molto, mi fa godere tanto, soprattutto perché poi succede contro la Roma. Da romano juventino, per me sta vittoria vale non il doppio, non il triplo, non il quadruplo, non il quintuplo, ma 100 volte di più. Soprattutto perché poi quando io devo andare a leggere e analizzare una partita, vedo commenti di persone che con il calcio hanno poco a che fare, perché di calcio ne capiscono poco e vedono soltanto quello che vogliono vedere. Parliamo della gara. Ma poi vabbè. Ancora non ho visto che ha detto Zigliani, raga, perché cioè, Zigliani mi voglio vedere a letto sdraiato col telefono, voglio vedere quello che ha detto Zigliani su Twitter, perché quello cioè, devo andare a letto, non posso fare video e commentare quello che ha detto Zigliani, però me basta sentire che Marelli, che poi è l'unico che si è corretto, perché adesso Marelli si è corretto e ha detto che c'è un mano di Mkhitaryan volontario, quindi giusto annullare il gol di Abraham. Invece Cesari Pieri hanno detto che il mano è involontario e agli atti e alla memoria della gente rimarrà che quei due beoti hanno detto che il mano è involontario e non faranno delle correzioni. E se io me ne accorgo, perché ho un video preso dalla televisione da un mio amico, tra l'altro interista, che me lo manda e l'ho ringraziato, che però lui, neanche lui se n'era accorto, io riguardandolo me ne sono accorto e ho cominciato a pubblicarlo, farlo girare sulle mie chat e metterlo su Instagram. Come me ne sono accorto io, se ne saranno accorti altri milioni di juventini, come fanno a non accorgersene in televisione con 100 telecamere? Da Zone, Sky, Mediaset, chi per loro, come fanno a non vederlo e continuare a fare una moviola falsata, irreale, non veritiera? E poi devo sentire il Corriere dello Sport e mi dice fallo del mano di Cuadrado sul Guadaio, rigore, gol annullato, perché dare il rigore e Chiellini entra in aria, rigore da ripetere. Tre invenzioni per giustificare un 1-0 e una sconfitta. Però Rosso a Casdor non viene menzionato. Però era a fine partita. Ok, però c'è Rosso a Casdor, viene menzionato. Ricordo a tutti quelli che parlano di Orsato. Orsato è l'arbitro che un Roma-Juve non buttò fuori Totti per un fallo bruttissimo dopo un quarto d'ora col martello su Pirlo, che poi fu costretto a uscire. Orsato è l'arbitro che ha inventato il rigore in derby, Strootman, quando caccia l'aria e casca per terra. Solo per ricordarvi. Voi avete la memoria corta o ce l'avete lunga solo per quello che vi pare, per gode turone, e ce l'avete lunga, pare, con la del vantaggio. Però il mio posto è bellissimo. Dopo il gode turone, a regola del vantaggio. Guarda, felicissimo. Prendere per culo è il mio sport nazionale. Veniamo alla partita giocata. Partita. Allora, già parto dal presupposto che una squadra che viene a Torino, come a Roma, e comunque sia, ci mette in difficoltà, perché i primi 25 minuti per me a Roma, soprattutto a centrocampo, la Juve non prendeva le misure, Bentancur e Locatelli, che dal 25esimo poi fanno un'ottima partita in fase di interdizione e di coperture delle linee del passaggio, il solito discorso che faccio sulla tattica di Massallegri, che lavora sull'impedimento di far arrivare la palla ai riferimenti offensivi della Roma, e lavora molto sulle linee di passaggio della squadra avversaria. Bentancur e Locatelli lo fanno benissimo, e infatti quando riescono a prendere le misure la Roma diventa meno propositiva e meno pericolosa nel primo tempo.
parlando di singoli, Chiesa, peggiore in campo, non riesce mai a trovare la posizione e quelle due o tre palle che c'ha giocabili non le sfrutta a dovere. Stanco e comunque sia, la giornata non può capitare anche a Federico Chiesa. Ken, tranne il gol, non mi è piaciuto, non riesce a tenere palla, non dà profondità, non aiuta, non sa coprire, non è un centravanti, non è un giocatore da Juve, ma lo continuerò a dire sempre. Ottima, ottima la prestazione di Federico Bernardeschi sulla fascia sinistra e di Lescilio. Cioè, come fate a lamentarvi quando perdete una partita con Lescilio e Bernardeschi titolari nella nostra squadra e i migliori in campo, già solo per quello, già solo per quello dovete smettere da giocare a calcio, già solo per quello. Federico Bernardeschi, De Sciglio, Mattia De Sciglio fanno una partita che io neanche lontanamente mi sarei sognato. Cioè, ma voi immaginate cross di Lecilio rovesciata dei Bernardeschi. Cioè, regà, nemmeno la PlayStation succedono queste cose. E sono successe questa sera. E poteva accadere solo con la Roma. Con chi poteva accadere? Solo con la Roma. Cioè, i morti fate svegliare. Avete fatto svegliare Bernardeschi e Lecilio. E per questo vi pirò per culo per anni. Che bello, guarda, fare un video così, guarda, ho sempre sognato. Questo è uno dei video più belli che farò. Cioè, per me questo fa una storia, questo video, perché Bernardeschi che fa rovesciata su un cross di De Sciglio, entra nella storia del calcio. Poi parlo dei centrali. Bene Bonucci, male Chiellini. Chiellini bravissimo all'interno dell'area, veramente bravo all'interno dell'area. Ha praticamente evitato 3-4 tiri in porta, ma dannoso e inguardabile fuori. E rigore viene procurato per una sua palla persa. E sbaglia molto in fase impostazione e sbaglia anche altri 3-4 uscite. Creando comunque dei problemi. Bonucci bravo, preciso e pulito. Bravissimi De Sciglio, come ho già detto, e Danilo, perché comunque sia hanno chiuso bene le diagonali difensive, coprendo molti, molti e molti errori di posizionamento e di passaggio di Giorgio Chiellini. Anche a lui, una giornata storta, un po' capirà. Quadrato. Quadrado per me, come già ho detto in molti video, è un giocatore che va centellinato. Quadrado sono 2 mesi, tranne la partita col Toro che entra e per come l'aveva preparato a Max Allegri sulla fascia spacca la partita. Quadrado non può fare più 90 minuti, non salta più l'uomo, non riesce più a essere lucido, perde molti palloni, sbaglia. Oggi ne ha sbagliati 3, di cui 2 ci ha fatto prendere un contropiede. E non è più determinante come prima, quindi va recuperato e va centellinato. E Locatelli e Bentancur, ho detto, anche non ha di merito, dopo le tante, tante polemiche, a Tec. Oggi comunque sia, il suo fa para un rigore e ci regala 3 punti. Detto questo, volevo ricordare a tutti i miei amici della Roma, Veretù, i rigori non li sbaglia Veretù. Buonanotte a tutti e buongiorno a chi vedrà il video domani. Fino alla fine, forza Juventus. E dopo il gol del Turone, a regola del vantaggio, ricordatevelo.